16. Quando avrai 16 anni devi andare via di casa. Questa, dicono tutte le mamme del Nord Inghilterra, a noi maschi. In realtà mia mamma me lo diceva già quando avevo 9 anni. Mi diceva: John, ricordati, tuo 16° compleanno devi andare fuori delle bar. Infatti era così. È arrivato il mio 16° compleanno, io finivo la torta e lei mi faceva la valigia. It was a double celebration. Poi, quando ero lì alla porta e sentivo il vento e la pioggia fuori, lei mi ha detto: prima che te ne vai, mi devi fare una promessa. E ho detto: lo so, non torno più. E lei: no, 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 quello è ovvio. Mi devi promettere che non sarai mai stronzo come tuo papà. E io ho guardato mia mamma negli occhi e ho detto: guarda che non scherzi nemmeno tu, mamma. Goodbye. Good evening. Thank you. Right, now you have to use your imagination. Siamo 1969 a Birmingham. Birmingham. Io dico Birmingham perché non lo so. È un parcheggio e sta piovendo. E c'è una macchina e dentro questa macchina c'è un irlandese ubriaco. Ora, io so cosa state pensando. Is there any other kind? C'è qualche altro tipo? Sì. Ci sono due tipi di irlandese, ubriaco e morto. E a volte è difficile capire la differenza. Mamma, è morto papà? No, wait a minute, no, 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 he's just drunk. E meno male, perché non c'è niente peggio al mondo che un funerale irlandese. Prima di tutto perché non si capisce mai qual è il morto. E poi perché nessuno è abbastanza sobrio per guidare. Quindi dobbiamo sempre portare la bara dalla casa al cimitero, che è un grande casino, perché tutti gli irlandesi vogliono essere seppelliti a Dublino. Quante volte siamo lì e dopo 7 chilometri qualcuno dice: ma comunque l'abbiamo bevuto troppo questa volta. Perché? Perché questo è il divano, come on! Ma prima o poi qualcuno arriva con la bara al cimitero e poi dobbiamo seppellirlo, perché non puoi cremare l'irlandese, troppo alcol nel corpo. Vi ricordate tutte quelle esplosioni negli anni 80 in Belfast? Cremations, yeah. Quindi siamo in questa macchina e a Birmingham, 1969, sta piovendo e c'è questa irlandese completamente, completamente ubriaco. Guarda che ho detto irlandese poi, non scozzese. In Italia c'è un po' di confusione tra i celtici, vengono dallo stesso fonte, però la differenza maggiore tra irlandesi e scozzesi è i vestiti. Cioè gli irlandesi vestono tutti come me, camicia, jeans, mentre gli scozzesi mettono una cosa che si chiama il kilt. Ora, cos'è un kilt? Kilt è gaelico per minigonnina, in essenza, no? Ora, i scozzesi ti dicono: non c'è niente femminile per mettere un kilt, mentre io dico che c'è qualcosa di molto femminile perché è una minigonna. E come tutti gli uomini qui stasera sanno benissimo, quando un uomo mette una gonna, qualcosa succede dentro. Prima o poi troveremo tutti una scusa per provarla, dai. E infatti, io ammetto, mia scusa è stato Carnevale qualche anno fa a Milano e io e mio amico inglese abbiamo deciso di andare come due scozzesi, no? Allora, io sono andato a prendere il kilt così, normale, walking completely normally. Ma quando avevo su il kilt, qualcosa è successo dentro. Cominciavo a camminare diversamente. Mio lato femminile è scoppiata in me.
cominciato a notare cose che non avevo mai notato, come colori, fiori, borse. Guarda, Louis Vuitton. È storia così. You know, se io fossi scozzese non potrei mai sedermi così, lo sai, no? Sarebbe tutto un altro spettacolo. Perché gli scozzesi hanno un'ghiacciante tradizione che non mettono niente sotto la minigonnina. Ed è vero, ed è pericoloso, perché c'è un sacco di vento in Scozia. A volte tu sei lì a parlare con uno, poi usce e va su e sei lì davanti all'ultimo tacchino del negozio. Devo spiegare l'ultimo tacchino del negozio. Allora, questo lo diceva mia nonna, è vero. Mia nonna diceva, quando lei riferiva alle genitali maschile, li chiamava l'ultimo tacchino del negozio. Perché lei diceva che sembra quel tacchino che ha tirato tutti ma non l'ho comprato nessuno, no? In effetti, almeno mi... No. Quindi, siamo sempre in quella macchina e c'è quell'irlandese ubriaco. E a fianco a lui c'è una ragazza inglese di 19 anni e lei ha un po' paura di lui e lui guarda lei e dice ma io ti voglio. E lei dice no, sei irlandese, sei ubriaco, no, no, lasciami perdere così. E lui era tranquillo però perché lui sapeva una cosa, che non c'è un uomo al mondo che può sedurre la donna con una canzone come l'irlandese, cioè, non c'è. Vedi, avete imparato una cosa stasera, perché finora per voi italiani, l'irlandesi, cos'era? Cos'era l'Irlanda? Per voi è solo elfi, draghi, signori degli agnelli e tutta quella storia lì, ma dovete ricordare che gli irlandesi che hanno scritto questi favoli bevevano parecchio, cioè per voi gli elfi e draghi sono magici, per loro erano problemi veri quelli lì. Quindi lui guarda lei mentre viene giù la pioggia e lo guarda ancora e dice ma io ti voglio tantissimo. Lei fa no, sei il puzzo di birra, non mi va. E lui sorride a lei, lo guarda intensamente e poi fa oh come pretty girl. Sono furbi questi irlandesi. Infatti qualche momento dopo 300 milioni spermatozoi irlandesi ubriachi sono entrati in lei e hanno cominciato a nuotare verso l'uovo e alcuni si perdevano, alcuni altri chiedevano direzioni. Dopo qualche ora erano soltanto 50 milioni. Della disperazione alcuni spermatozoi ubriachi irlandesi difficilissimo si suicidavano nel vuoto e altri spermatozoi portavano i divani sempre verso l'uovo e dopo un'ora erano solo 5 e poi erano 3 e poi 2 e poi 1 e ho vinto io. E io non so notare. Io pensavo che questo casino, questo pandemonio succedeva solo nel concepimento. Poi sono arrivato in Italia. E guidando in Italia ho visto per la prima volta una cosa magnifica. Una cosa magnifica perché che si scopre solo in Italia. Ho scoperto il mio primo gesto italiano. Ora, i gesti italiani sono, è un'altra lingua.
Io rimanevo ipnotizzati da il tragedia però è che questa che questo ogni gesto vuol dire qualcosa, no? Però questo si scopre qua. E questa non so se è una buona notizia, ma tutto il mondo pensa che voi improvvisate. Ciao Antonio, io vado al bar, eh? E per quello sembrate pazzi. Siete pazzi, però non per questo. Però. Ora, io ero là, stavo andando a Genova per mia prima vacanza con la prima ragazza italiana. Ora, io non so se ho tagliato strade a lui o se lui ha tagliato strade a me, ma è arrivato questo nuovo simbolo dalla sua finestrino, no? E io sono lì, dico, ma cosa vuole, cosa c'è? Lei, non volendo problemi, dice, ma non ti preoccupare, si sta scusando, non ti preoccupare. Allora io cosa ho fatto? Mi sono scusato anch'io con lui, no? Perché forse era colpa mia. Ora, io so perché mi ha detto così, ma dopo dimmi la verità, no? Non fammi andare per tutto Milano sempre scusandomi così. Ok, no? Ma questa cosa dei gesti, poi quando ho capito... È tutto un mondo nuovo, no? Si può parlare anche senza parlare. Ed è per questo che io sempre dico che l'italiano è la più grande, tranne l'inglese, la più grande comunicatore del mondo. Cioè, voi comunicate sempre, ma anche nei momenti più strani. Ora, quello che vi racconto ora vi sembrerà una banalità. Una cosa completamente banale. Perché voi siete convinti che certe cose si fa in tutto il mondo. No, solo voi. Questo che sto per raccontare adesso, quando la racconto agli inglesi fanno, what? Really? È questo. Ero in macchina con mia amica Antonella. Stiamo andando tranquillamente, a un certo punto lei fa, guarda, guarda lì, io cosa va? Vedi quel palazzo lì? Sì, lì abita mia cugina. E io ho risposto, ma dai, ma mio cervello inglese, dicevo, ma che cazzo me ne frega a me? Lì abita mia cugina. Why did she tell me that? Why?